Con questi nuovi bandi scopriamo che sono tante le filiere che ruotano intorno al mare. Sì, sono tante perché poi basta immaginarsi il mare è una riproduzione del mondo a terra, quindi sostanzialmente c'è tutto, soprattutto quando poi si tratta ad esempio di navi da crociera. È interessante perché c'è un incrocio forte, quello che riguarda le competenze tipiche del condurre la nave a tutti i livelli, a quello che riguarda diciamo sostanzialmente tutta la parte invece connessa all'ospitalità, all'hotelleria e quant'altro, ma poi ci sono altre filiere che stiamo diciamo che abbiamo avviato, tipo il geometra del mare che lavora a terra però lavora in ambiente marino specializzandosi sulla protezione delle coste per quello che riguarda diciamo i lavori portuali, i rilievi sottomarini, e ce ne sono altri, poi tutto l'incrocio delle professioni legate al mare, fronte terra, dalle agenzie marittime quindi diciamo il mare è davvero un mare di opportunità, probabilmente da riscoprire e probabilmente diciamo da riscoprire, in qualche modo anche da accettare con quelle che sono le sue durezze, perché soprattutto la vita a bordo non è semplice, dà dei disagi, ma anche diciamo dà anche delle soddisfazioni economiche e professionali non da poco. Bandi dove avete dei partner molto prestigiosi dal punto di vista della destinazione, del lavoro, ma anche partner importanti che vi aiutano a facilitare l'accessibilità a questi corsi. Sì, i partner aziendali, partner storici, Costa, grandi navi veloci, aziende con cui lavoriamo a tutto campo e che hanno una politica del personale precisa e di sviluppo della qualità delle professionalità e che puntano ancora molto sul personale italiano. Questo è un altro diciamo, aspetto importante. Partner che ci aiutano nello sviluppare il progetto, noi pensiamo che, e questo è un po' l'ottica per la quale abbiamo promosso anche il polo tecnico professionale, noi riteniamo di non poter far tutto da soli e quindi sviluppiamo dei forti partenariati con soggetti che possono essere complementari alle competenze e alle attrezzature nostre. Voglio dire una cosa molto banale, per gli ufficiali noi abbiamo il simulatore di manovra, strumento complesso, però ci avvaliamo del villaggio del ragazzo per le officine meccaniche.